Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati a un nuovo video. In questo video, ragazzi, parleremo di Godin che potrebbe approdare all'Inter a parametro zero. Prima di iniziare questo video, però, vi ricordo di iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto, di lasciare like se non l'avete ancora lasciato. Detto ciò, torniamo a parlare dell'argomento di oggi, ovvero Diego Godin che sembra essere vicinissimo all'Inter. L'Inter che lo prenderà a luglio, quindi a parametro zero. Lo stipendio di Godin dovrebbe essere una cifra da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus che possono arrivare fino a un massimo di 6 milioni di euro complessivi. Ne parlo un po' io adesso. Innanzitutto, veramente trattativa clamorosa. L'Inter prenderebbe un grandissimo colpo difensivo e un difensore veramente completo che oltre a saper difendere bene, saper mantenere la posizione, riuscire diciamo a essere quel giocatore che comunica con il centrocampo, è anche un giocatore abbastanza che si può definire leader. È un giocatore molto fondamentale per l'Atletico Madrid e lo sarà per l'Inter. Ragazzi, questo è un colpo veramente clamoroso. Per chi dice che Godin è vecchio, Godin eccetera eccetera, allora se per questo dobbiamo fare anche il ragionamento di Robben, dobbiamo fare il ragionamento per Cristiano Ronaldo, dobbiamo fare il ragionamento per tutti, perché quasi tutti sono vecchi. Pure Chiellini che ha un anno in più di Godin, eppure Chiellini è veramente una bestia. Quindi non dobbiamo essere cioè quelle classiche persone che solamente per invidia dicono che Godin non è un gran giocatore solamente perché l'ha preso l'Inter. Siate obiettivi come lo sto facendo in questo momento. Io sto dicendo che Godin è un grandissimo colpo per l'Inter perché è un giocatore che può anche avere l'abilità di giocare palla al piede perché tantissimi difensori abbiamo visto i piedi veramente storti, però Godin ha questa abilità incredibile nel giocare palla e nel mettersi in condizione anche, non dico di impostare il gioco, però di, ripeto, al discorso di prima, collegarsi di più con il centrocampo. Quindi è un difensore abbastanza completo che oltre questo nel gioco aereo è veramente fortissimo. Sfido chiunque a marcare Godin da calcio d'angolo, veramente ne nello stacco aereo Godin è un giocatore sicuramente tra i migliori al mondo, tra i difensori migliori al mondo, forse dico anche tra i migliori al mondo perché il colpo di testa di Godin è micidiale, ha deciso tantissime partite il colpo di testa di Godin e quindi veramente l'Inter in questo caso fa un grandissimo colpo. Tra l'altro, ragazzi, a parametro zero, non dimentichiamoci che Godin, l'Inter non sborserà nemmeno un euro, nelle casse dell'Atletico Madrid, perché l'Inter lo prenderà a parametro zero, perché il contratto di Diego Godin scadrà nel 2019. Quindi questo significa che l'Inter fa un grandissimo colpo, perché già, per quanto riguarda, scusate, per quanto riguarda la difesa, è messa bene perché De Vrij con Skriniar sono due grandissimi giocatori. In più ha preso Godin, non, credo che partirà uno tra Skriniar e Miranda, però molto più probabile Miranda che non sta giocando. Però grazie, ci credo. Due monumenti come De Vrij e Skriniar, è ovvio che non trovi spazio con l'olandese Milan Skriniar e quindi ragazzi stiamo parlando già di una difesa mostruosa, di una difesa già ben organizzata. In più se ci vuoi mettere Godin questo significa che secondo me l'Inter dovrà ricorrere anche alla difesa 3 perché non è possibile, o ne fai partire un altro o li fai giocare tutti e tre, perché mettere in panchina uno di quei tre significa come se tu stessi bestemmiando, perché ognuno di questi tre giocatori merita tantissimo. Quindi molto difficile che l'Inter resterà con la difesa 4 dopo l'approdo di Godin e qualora Skriniar e De Vrij restassero all'Inter. Quindi stiamo parlando di una difesa sicuramente organizzata che potrebbe diventare tra le migliori al mondo. Ma soprattutto, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Godin è tra i migliori difensori al mondo. Questo significa un colpo clamoroso, un colpo clamoroso che sicuramente
come posso dire, che sicuramente dà molte garanzie e Handanovic e Skriniar e De Vrij e Godin. La difesa è impenetrabile, in poche parole. Non lo so l'Inter che modulo utilizzerà con la difesa a 3, però molto difficile che Spalletti si priverà di almeno uno di questi tre giocatori. È una cosa molto impossibile, perché questi tre insieme significa garanzia assicurata. Non dico al 100%, perché il 100% non ce lo voglio mettere mai, però al 99,9% la garanzia sicuramente te la danno. E ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Vi chiedo di commentare qua sotto facendomi sapere la vostra, come sempre. E vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare like e di seguirmi sui miei profili social, ovvero il mio canale Twitch, il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook. Trovate tutto in descrizione. Detto ciò, ciao ragazzi!